Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono in piedi, voi magari vi chiederete perché Martina questa inquadratura. Allora, oggi vado a fare un video decluttering della mia makeup collection. Non è tantissimo perché ho visto che ci sono persone che hanno veramente, veramente molti, molti più trucchi rispetto a me. Poi c'è anche questo mobiletto con appunto altri trucchi al suo interno. E quindi niente, naturalmente non faccio il decluttering per ogni categoria, tipo rossetto, tinte labbra, correttori, perché sì, ho tanti trucchi, però non ne ho tantissimi da permettermi di fare un video del genere. Quindi oggi andremo a fare il decluttering di tutta la mia makeup collection. Vi dico già che non ci saranno tante cose che appunto butterò o regalerò, perché alla fine voi vedete tanti trucchi, ma alla fine vi sono 3 o 4 mascara. Intanto si è abbassata la videocamera. Volevo dirvi, naturalmente non ci saranno tante cose da buttare o da regolare, perché ogni volta che qualcosa non mi piace io la regalo direttamente a mia madre, quindi già ad esempio la mia makeup collection è dimezzata, no, forse dimezzata un po' troppo, però diciamo che già molti trucchi se ne sono andati perché li ho regalati a mia madre, quindi andremo a fare una specie di ulteriore decluttering. Intanto non so perché non vuole stare la videocamera in piedi, perché è un po' strana l'inquadratura in questo momento. Comunque cercheremo di buttare più roba possibile, anche se io vi dico che sono molto molto affezionata ai miei trucchi, quindi sarà molto difficile. Quindi niente, vedrete questo video. Io sono in viaggio per un posto veramente fantastico e se volete sapere dove sono in questo momento, guardate nelle mie Instagram stories e appunto trovate il mio profilo Instagram giù nell'info box. E quindi nada, sono super happy. L'8 giugno dovrò partire, farò un viaggio che non lo so, adoro, non vedo l'ora. E tra l'altro, se volete sapere dove sono, guardate le mie Instagram stories, dove sarò più dove sono. Infatti, se volete sapere dove sarò, guardate le mie Instagram stories. Quindi lì comprano tantissimi trucchi, però preferisco cercare di togliere più roba possibile per far spazio ai prossimi arrivati, ai prossimi trucchi che arriveranno. Quindi niente, iniziamo dalle palette. Qui appunto la My Must Haves della Essence, un po' sporco il vetrino, ecco, però un po' sporca questa parte, non fateci caso, devo ripulire tutto. Comunque adesso è uscita anche quella nuova e andrò sicuramente a prendere. Poi c'è la mia amata Shade Light, naturalmente questa non la butto. Questa qui appunto è la Shade Light di Kat Von D e col cacchio che la butto, l'ho pagata 45 euro, e qui è appunto quella lì per il contouring. Poi c'è la Chocolate Bar di Too Faced. Questa qui anche col cacchio la butto perché costa un sacco e poi me l'hanno regalata al compleanno. Diciamo che le palette costose mi rifiuto di regalarle. Anche questa qui, ad esempio, è la Naked 2 Basics di Urban Decay. E anche questa col cacchio che la regalo. Questa qui è la Vintage. Anche questa qui, oddio, sarei tentata di regalarla. Solo che non lo so, mi dispiace un sacco perché è la mia prima palette, quindi la tengo. Cioè, la mia prima palette, nel senso che è così piccolina perché di solito avevo tipo le palettone. Poi c'è questa qui di Sleek, che è anche questa col cacchio che la regalo perché è fantastica, è troppo bella. Questa qui invece la regalo, che è la Set Nudes di Catrice, e appunto la regalerò. Tutti i trucchi che vedrete andranno a mia madre, perché mia madre non è una makeup addicted, quindi sì, ha abbastanza trucchi perché molti gliele regalo io, però comunque diciamo che un trucco in più non le fa mai male, quindi questa qui andrà a lei. Poi infine ho la della Makeup Revolution, questa qui che non c'è il nome, quindi una è stata fatta fuori. Naturalmente per quanto riguarda Beauty Blender, quindi ho 2000 ma non le regalo. Poi qui il Brush Egg, poi qui c'è un portarossetti vuoto che è di Tiger, lo pagai 3 euro. Questo qui invece è un portarossetti, dove questi rossetti qui sinceramente voglio buttare questo qui che è finto della MAC, e in realtà l'ho scoperto dopo, naturalmente non è che l'ho comprato dalla MAC vero, in realtà l'avevo comprato, me l'avevo regalato, non mi ricordo, per farmi una cosa tipo scherzo. Vabbè, comunque questo qui non ve lo dico neanche, ma sicuramente verrà tipo da AliExpress, cose del genere. Due burro cacao, rossetti della MAC veri. Questo qui è Flat Out Fabulous e questo è Relentlessly Red. Ok, ci siamo più o meno. Un po' a costo, va. Poi c'è questo qui di Wycon. Tadan. Vabbè, insomma, questi sono i colori. Poi c'è questo qui di Essence che è più scuro. Quest'altro che in pratica è uguale a Mer di MAC e ho anche Mer. Questi qui li lascio qui perché niente da dire. Solo questo di Wycon magari lo regalerei, però boh, alla fine l'ho anche mia madre.
Qui ho la mia maschera della Lush e altri campioncini di Kiehl's, quindi direi di passare subito a questo reparto qui delle cipria. Allora, ho la camouflage di Essence e sinceramente mi dispiace regalarla. E questa qui, Stay All Day, invece mi è sempre piaciuta tanto, è stata la mia prima cipria, però la regala mia madre, dai, se ragiono così non butterò mai niente. Questo qui anche lo vorrei regalare, ma mia madre non se lo prenderà mai, perciò lo lascio qui, però... anzi, adesso lo metto qui così glielo mostro e se mi piace glielo regalo perché io non lo uso. Questi qui li utilizzo per fare il baking, già c'è un po' più di pulizia. Questi due contenitori comunque li ho presi da Tiger. Per quanto riguarda le tinte, anzi facciamo vedete meglio e sto anche leggermente più comoda. Allora, questo è il reparto fondotinta, correttori e tinte labbra. Sì, è un po' troppa roba per quanto riguarda correttori. Fondotinta, questo qui mia madre non se lo prenderà mai, comunque vedo se è una mia amica interessa. È un fondotinta che io non utilizzo assolutamente, della BB Cream, della Essence, non mi ha mai fatto impazzire, quindi la regalo. Questo qui di Primark mi piace un sacco, quindi lo tengo. Oddio, questa roba regalare la metto di qua. Correttore, questo mi piace, sta finendo, quindi lo tengo. Cover stick, questo qui anche in realtà non mi fa impazzire, però magari come correttore pure per andare al mare, così del genere, ci sta. Questo l'ho preso da a Londra ed è della collection. E questo qui in realtà lo regalo, lo do a mia madre. Fondotinta di H&M lo tengo perché l'ho provato troppo poco. Questo qui è troppo chiaro, dell'Essence Camouflage, lo regalerei, però è praticamente nuovo, mi dispiace, voglio ancora provarlo. Questo qui è il Pure Nude di Essence, per quando magari esco i brufoletti. Questo qui anche lo regalerei o forse no, non lo so, perché non mi fa né impazzire né... che non è che copre molto, non lo so, questo lo tengo, lo lascio, ecco, sono un po' patita di correttori, quindi non ce la faccio. Poi alcuni campioncini del fondotinta di Zero Shade che devo ancora provare. Quindi mettiamo a posto, vediamo, diciamo, se la situazione è cambiata. Io direi che così è già tutto molto più ordinato. Allora, io ho queste tinte qui, alcune appunto le ho in questo mobiletto. Allora vi mostro più o meno tutte le mie tinte, che sono queste. Quella di Kylie e di Kat Von D, cioè col cacchio che le regalo, True Brown K e Lolita. E poi la NYX Lingerie che mi piace un sacco. Anche di correttori ne ho altri, non ve li ho mostrati, però adesso ve li mostro tutti insieme, sono inutili mostrare 20.000 mobiletti. Perché in quel mobiletto nero ci tengo i trucchi che utilizzo ogni mattina, che appunto sulla scrivania così subito faccio. C'è il correttore verde, questo qui della Beauty Angel, della Essence, che naturalmente non do. Come anche questo qui di Kat Von D e questo qui per le sopracciglia di Essence. Questo qui in realtà non sapevo neanche se mostrarveli, perché tutta la roba del mobiletto io non la do. Poi abbiamo due tinte di Jeffree Star false. Oddio, abbiamo le tinte di Jeffree Star finte, infatti si è cancellata anche la scritta. E allora io direi di tenere in realtà questa la butterei, però non lo so, mi dispiace perché è così carino il packaging. Questa qui invece mi piace, questa qui marrone. Questa qui la butterei, ve lo giuro, io la butterei, solo che in realtà non so a chi darla, quindi mi dispiace buttarla. Questa qui la regalo a mia madre, che è quella lì tipo di AliExpress, non so neanche se la prenderà. Oddio, c'è pure quest'altra, però boh, alla fine non è che... Quindi questa qui la regalo a lei, questa qui la tengo, non so il perché. Questa è quella lì che mi inviò la Beautiful Box, questa qui è un bel colore. Questa qui anche non la uso, però matite labbra fanno sempre comodo, quindi me le tengo tutte. E come altre matite labbra ho queste due. Quindi le matite labbra le tengo tutte. Questo qui che è il mio matitone preferito, infatti ne ho due di questi, l'altro in questo momento è nello zaino, e me li tengo tutti quanti. Quindi diciamo che sono stata un poco brava, perché ho buttato solo una tinta, però magari questa qui adesso la metto da parte e vedo chi se la vuole prendere. Naturalmente, ad esempio, due matite che le metto nel mobiletto, queste due perché sono quelle che utilizzo di più. Anche questo qui rispetto al primo lo vedo più ordinato. Quindi questo qui è il primo e mi sembra molto più ordinato rispetto a prima. Quindi ale. Ok, diciamo che qui c'è un po' più di casino rispetto all'altro, perché c'è un po' più di roba. Allora, per quanto riguarda altre cose tipo sopracciglia, ve ne prendo altre perché non c'è il reparto sopracciglia, perché
rispetto ad altri trucchi, diciamo che di sopracciglia sono le cose che ho di meno. Solo il gellino e un colore marrone per le sopracciglia e va bene così. Allora, qui c'è un casino perché qui dentro, a parte questo illuminante che non mi entrava nel reparto blush e illuminanti, ho illuminanti, mascara, eyeliner, matite occhi. Allora, diciamo che c'è un po' un casino. Fatemi dividere sul tavolo perché questa qui della Beautiful Box, anche se non guarderanno mai questo video e le ringrazio ancora per avermi inviato queste cose, la regalo perché dentro all'occhio almeno scrive. Poi mini taglia di Unreal, questo qui è finito, utilizzo lo scovolino, quindi se voglio partire ad esempio in viaggio porto questo per pettinare le ciglia, se sto a casa utilizzo questo, anche se non chiedetemi come mai questo qui, in pratica è scoppiato, quindi non so neanche io se tenerlo o no, infatti adesso lo metto sul forse. Illuminante Benefit, anche questo col cacchio che lo regalo. Poi questi qui sono i miei mascara della Essence, ne ho ben 3 e li tengo tutti perché insieme diciamo che sono carini. Poi matita questa qui Essence, la regalerei perché non la uso mai, infatti adesso le metto tra le cose da regalare, poi se trovo qualcuno che la vuole bene se non me la tengo. Mascara Better Than Sex, anche questa è un po' una delusione perché a me non è piaciuto così tanto come piace agli altri, tutti quanti dire che è fantastico, per me è un mascara abbastanza mediocre e mi fa cadere i pezzettini di ciglia, i pezzettini di mascara sotto al contorno occhi perché le ciglia molto lunghe. Questo qui è il mascara della Rouge Makeup e anche questo sì, mi è abbastanza, cioè oddio, non è che mi è piaciuto, secondo me questo scovolino preleva troppo prodotto e quindi non lo distribuisce bene tra le ciglia e quindi anche questo è un ni, adesso lo tengo qui e poi vedo. Il fatto è che a me dispiace buttare i mascara perché magari utilizzo un mascara con un altro scovolino, per dirvi. Eyeliner me li tengo tutti e 3. Interrotta Chiara e tra l'altro ci teneva che io dicessi il suo nome in questo video e tra l'altro abbiamo appena parlato, ho detto che ci sono magari alcuni trucchi andranno a lei, non mi ricordo più dove stavamo parlando di mascara e allora dicevo che gli eyeliner li tengo, questi 3, questo di Sephora, questi qui di Essence e questo di Wycon che è quello glitterato e questa matita diciamo che non so se tenerla o meno perché non è che la uso, beh dopo vediamo. E poi la matita nera normale e poi nel mobiletto ho anche la matita bianca che tengo. Quindi adesso andiamo a mettere a posto e vediamo se c'è qualcosa che magari non mi convince e decido di togliere definitivamente. Tra l'altro io ho già 3 mascara tipo le ho buttati, questo qui mi sa che lo butto, vediamo un attimo se c'è differenza tra lo scovolino della mini size e lo scovolino della size, della full size. Che dite? Ci sono differenze? Ma dai, facciamo così. Tengo quello lì della mini size e questo qui lo butto perché sinceramente è tutto secco e fa schifo. Ta-dam, buttato. E allora, quindi andiamo ad inserire tutto il resto. E ci siamo. Questo qui adesso appunto video se tenerla o meno. Poi per quanto riguarda gli ombretti, in realtà non voglio proprio togliere... Ah, per quanto riguarda, dicevo, base, ho la Jumbo Milk questa qui. Ho la Jumbo Pencil nel colore Milk della NYX, questo per le sopracciglia e anche questo per le sopracciglia, è tutto di Essence. E poi il fondotinta di Kat Von D qua dentro. Per quanto riguarda gli ombretti non cambia nulla perché ho questi 3 un po' più pazzi, poi ho questo qui di Shaka molto carino, il set di Kylie, il pigmento della Kiko che ho debuttato qui dentro, questo qui di Essence, Kiko, Essence, quindi questo non cambia niente e tra l'altro ho anche tutte queste palette, quindi vanno bene questa quantità di ombretti e non butto assolutamente niente. Ah, c'è anche un ciappettino, una mollettina. Ah, poi anche un altro ombretto, questo qui di Sephora dell'inizio di natalizia. Per quanto riguarda questa roba qui, allora ho il blush ball della Essence, questo qui è un colore fantastico secondo me per l'estate. Poi ho questo qui della NYX, che è appunto un rossiccio un po' particolare, ecco, mi piace. E questo qui che voglio regalare, che è il Silky Touch, in realtà è anche in brutte condizioni, però vabbè. Poi c'è il Rockateur, questo qui della Benefit, non le regalo. Poi questo qui che è l'illuminante Catrice, questo duo di blush della
Sephora e appunto lo tengo, che mi hanno regalato appunto allo store Sephora. Questo qui che è l'illuminante unicorn, questa terra calda della Rouge Makeup. E diciamo che questo è tutto. Vi mostro questa parte di sopra dove c'è appunto l'Erase Paste, la mia cipria preferita, e alcuni rossetti quali questi tre della MAC, che è Please Me, Diva e Mer. Questi due della Kiko. Perfetto. E poi c'è questo qui che è quello nuovo che ho preso di Wet n Wild, che è Mochalicious. E vabbè, niente, quindi questo è tutto. Adesso li metto a posto e ci vediamo tra poco. Comunque questo è tutto, diciamo, il bottino che andrò a regalare. E sono abbastanza soddisfatta, dai. Ma che tengo, dopo metto a posto appunto il mobiletto. Questo è la Makeup Collection. Io direi che rispetto a prima è migliorata molto, perché c'è, è proprio più ordinata a parer mio, a parte qualche cosa che vale in questo momento. Comunque prima era molto più disordinata, qua cadeva tutto, anche questo adesso non è che ci sia poca roba, però rispetto a prima è abbastanza più ordinato, anche quello delle tinte molto più carino. Quindi niente, grazie per avermi fatto compagnia e di avermi invitato in questo decluttering. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel thumbs up e iscrivetevi al canale e stalkeratemi su tutti i social che trovate giù nell'info box. E niente, un bacio, ciao!